incontro stamane con i commercianti del mercato coperto per fare un po' il punto della situazione, e loro poi nell'ultima riunione erano rimasti un po' scettici nell'ascoltare questo studio di fattibilità. Che vi siete detti? Sì, innanzitutto probabilmente erano rimasti un po' scettici perché forse non avevano capito, avevano paura di dover abbandonare Piazza Verdi anche in questa soluzione temporanea, che per loro comunque oggi è una soluzione che gli permette di continuare a lavorare con i clienti che hanno sempre avuto. Quindi per noi, insieme chiaramente all'assessore Cavallari che ha coordinato la riunione, abbiamo deciso di ascoltarli, di capire se la soluzione attuale è una soluzione che può essere percorribile, che può essere potenziata, e hanno anche proposto altre soluzioni di altre piazze limitrofe dove installare una tensostruttura che possa permettere loro almeno di lasciare i banchi, quindi di non stare ogni volta a caricare e scaricare tutto. Queste sono delle soluzioni che noi adesso dobbiamo vagliare con gli uffici, naturalmente, per tutta una serie, per verificare anche la normativa attuale, le misure igienico-sanitarie, eccetera, e con loro abbiamo concordato di rincontrarci entro 15 giorni per comunicare anche l'esito delle verifiche degli uffici, in modo da trovare una soluzione appunto condivisa che per loro sia ottimale, insomma, per il proseguimento dei lavori, perché comunque il tempo necessario, no, alla progettazione definitiva, ricordo che tra l'altro ieri abbiamo inserito le prime somme come promesso nella variazione di bilancio proprio per procedere velocemente sulla progettazione definitiva del mercato coperto e poter avviare i lavori il prima possibile, però è chiaro che ci vorrà del tempo, no, per iniziare e terminare i lavori, e bisognerà trovare oggi la soluzione più stabile possibile che permetterà loro di continuare a lavorare.